fondi europei, ma da ieri c'è questa, diciamo, vittoria della Le Pen che sta facendo discutere. Sì, sta facendo discutere, è una cosa molto importante, io la giudico positivamente. Non è un partito di estrema destra, è un partito che è il primo partito di Francia, è un partito che pone una questione seria, e cioè questa Europa non funziona e anche l'euro non funziona. Noi siamo d'accordo, la Lega sostiene questa posizione, la condividiamo, e quindi mi pare che ci siano sviluppi interessanti per le prossime elezioni europee, e penso ci saranno grandi sorprese, e questa spinta che molti definiscono populista in senso negativo, io la considero una cosa positiva. Populista deriva da popolo, tutto ciò che viene dal popolo va bene, tutto ciò che viene dalle lobby, dalle banche invece non va bene, e c'è un vento populista nel senso di popolo molto positivo a cui anche la Lega contribuisce. Non è euroscettica, è eurocritica, è un po' diverso. Euroscettico vuol dire nostalgia del passato, eurocritico vuol dire guardare verso il futuro. Questo è ciò che noi vogliamo, cambiare l'Europa. Questa Europa degli Stati non funziona più, il fiscal compact sarà un disastro per l'Italia, l'euro impedisce alle nostre imprese di essere competitivi. Che cosa ci vuole di più per capire che bisogna cambiare? Noi siamo eurocritici e gli altri sono euroconservatori. Questa è la grande distinzione oggi tra i partiti politici, e tra gli euroconservatori c'è sia il PPE che i socialisti. E cambiare come? No, non si riparte perché non ci si è mai fermati. Ieri abbiamo sostituito il direttore dei lavori con un ragazzo giovane, capace. D'ora in avanti, visto quello che è successo a Infrastrutture Lombarde, io seguirò direttamente, più direttamente, sia l'Expo che le infrastrutture. Ho detto a Lupi quali sono le cose che ci servono. Se entro la fine di questa settimana il presidente Renzi, capisco che ha tante cose da fare, che deve girare il mondo, ma se trovasse un'ora di tempo per ricostituire il CIPE e portare al CIPE la defiscalizzazione della pedemontana, beh, sarebbe una bella cosa. Se no i cantieri si fermano, e questo sarebbe un danno grave anche per Expo.